Un saluto da Gianluca Pote, da Emiliano Casale, vice sindaco della città di Caserta. Buongiorno e grazie per averci ospitato per l'ennesima volta. Questo Buongiorno a voi. è il rapporto Casale e allora analizziamo i fatti di città con il numero 2 di Palazzo Castropignano, partendo dalle novità sul parcheggio Pollio, ex caserma Pollio. Sì, stamattina abbiamo mandato una nota ufficiale al Demanio dello Stato per chiedere un incontro la settimana prossima per la definizione chiara e conclusiva di quella che è l'area di appartenenza del comune di Caserta con l'usufrutto del passaggio dell'ingresso principale in via Vittorio Veneto. Questo incontro, che sarà seguito chiaramente da un verbale, ci sarà dato per la consegna definitiva dell'area. In questo modo potremmo immediatamente organizzare la riapertura del parcheggio e ridare un altro polmone di sosta auto che consente, insomma, l'ingresso soprattutto dalla parte sud della città di far entrare le auto e quindi poter poi accedere direttamente sul primo tratto di Corso Trieste e consentire quindi un respiro e una ripresa soprattutto alle attività commerciali e all'utenza che è presente in zona, quindi nella parte poi del centro città. Senta, lei ci aveva parlato anche di lavori di restyling all'interno dell'area, del parcheggio. Questi lavori sono stati già effettuati, verranno effettuati, diciamo, contemporaneamente a questo sviluppo che lei ci sta comunicando questa mattina? Parallelamente alla possibilità di riapertura del parcheggio, stiamo concludendo il famoso project financing che ci è stato presentato e che è stato messo a bando di gara. In questi giorni il dirigente provvederà all'espletamento della stessa gara, quindi si vedrà effettivamente chi è il vincitore e cominceranno tutte le procedure di verifica della società vincitrice e poi della firma del contratto. L'idea chiaramente, nell'attesa che si espleti, insomma, questa gara, che comunque prevede almeno un altro paio di mesi, è quella di riaprire nel breve termine il parcheggio una volta che il Demanio con noi ha definito le aree di proprietà la settimana prossima, in modo tale da dare subito un servizio e magari farlo con l'attuale società che gestisce il parcheggio pubblico. Questo consentirà ovviamente anche all'amministrazione comunale di iniziare a incassare quelle risorse, ovviamente, che sono sempre utili alle casse del comune, e dare allo stesso tempo un servizio alla collettività e alle attività commerciali del luogo. Cambiamo decisamente pagina, stiamo sentendo da stamattina le sirene tra Piazza Vanvitelli, Corso Giannone che è stata chiusa, spieghiamo anche i motivi, perché c'era una manifestazione, un evento della Protezione Civile che ha richiamato anche tutte le altre forze dell'ordine. Sì, stamattina, questa è la settimana della Protezione Civile nazionale, tanto è vero che la Regione Campania, la sede centrale della Protezione Civile, coordinata dalla dottoressa Campobasso, ha organizzato nei 5 capoluoghi di provincia degli incontri in piazza con delle dimostrazioni con la Protezione Civile e tutti gli organi di controllo del territorio che assistono la cittadinanza e allo stesso tempo che vengono affiancati dalla stessa Protezione Civile in caso di emergenza, quindi carabinieri, polizia, vigili del fuoco, c'era anche la Croce Rossa, insomma una bellissima esperienza sia per gli alunni delle scuole della città che in rappresentanza sono venuti e hanno potuto vedere come opera la Protezione Civile e tutti questi organi di controllo con strumenti di ultima generazione dei vari enti chiamati in causa. Ed è stata una bella festa, un'occasione per incontrare le forze che controllano il nostro territorio e quali sono i mezzi sempre più innovativi che garantiscono il controllo dello stesso, dagli incendi piuttosto che dagli allagamenti, piuttosto che dai primi soccorsi. E questo è un modo per avvicinare anche la cittadinanza a quelle che sono le istituzioni, ciò che è avvenuto stamattina in Piazza Prefettura. Senta, per quanto riguarda gli eventi, ne abbiamo visti tanti durante l'estate, lei ci ha parlato del Natale, ma cos'altro bolle in pentola? E poi vorrei che lei facesse un passo indietro, perché lei aveva in diretta, verso mezzanotte, scritto un post su Facebook dicendo 10.000 persone, grande successo per la Notte Rosa, in realtà poi è arrivato qualche dato diverso, in positivo, al rialzo, sarebbero 20.000 le presenze alla Notte Rosa. Questo cosa significa?
Partiamo dalla Notte Rosa, è stato un ulteriore esperimento che abbiamo voluto fare insieme all'associazione Crea Eventi. Quando si fanno eventi del genere si creano tante opportunità, anche qualche piccolo disagio che proviamo chiaramente a migliorare. L'evento in sé, che ha visto insomma sia l'intervento dell'associazione Crea, ma anche l'intervento del comune che ha messo a disposizione le risorse della Polizia Municipale, che erano più di 20 quella sera, che con un intervento straordinario e un ulteriore sacrificio da parte di quei pochi uomini disponibili per strada, insomma, hanno garantito la viabilità e il controllo e la sicurezza. Ma non solo loro, tutte le forze dell'ordine, c'era la questura, la prefettura, i carabinieri, la Guardia di Finanza. È stata una serata, a mio modesto avviso, bellissima. Una serata che, anche se è un sabato sera e quindi magari qualcuno ha potuto pensare che il numero di persone presenti in strada era simile a quello presente tutti i sabati, beh, non è proprio così. Innanzitutto perché i numeri parlano quasi di 20.000 persone e questo è un numero importante che ha visto come la città e i cittadini della provincia, non solo della città, vogliono viverla, vogliono passeggiare, quindi per le vie del centro, tutti i locali che erano aperti hanno lavorato anche in maniera massiccia, ma la cosa piacevole è stata vedere fino a tarda notte passeggiare famiglie con bambini. Io ero presente in maniera fisica e ho notato effettivamente famiglie con bambini, con passeggini che all'una di notte continuavano in una serata piacevole a passeggiare per la città, fermandosi fuori un bar, a mirare la reggia piuttosto che insomma effettuare una semplice passeggiata e prendersi un po' d'aria pulita. Siamo stati anche fortunati perché fino alla mattina aveva piovuto, il tempo si è, insomma, si è sistemato. Questo è un ulteriore esperimento, il terzo anno della Notte Rosa dopo la pandemia, che dimostra che organizzare degli eventi, anche con poco, ma con delle piccole attrazioni per giovani, bambini e famiglie, non solo fa scendere in piazza tante persone di varia generazione, ma soprattutto in questi casi tiene anche lontane quelle che sono, diciamo, le velleità, gli interessi di qualche teenager che si vota diciamo, a creare situazioni non proprio sempre corrette, quindi a creare un po' di trambusto, a creare un po' di problemi, ma grazie alle forze dell'ordine che devo dire in quest'anno hanno dimostrato grande presenza sul territorio, nonostante i numeri esigui a livello nazionale, ma ci sono sempre state, ci siamo sempre stati, ci siamo in tutti i weekend e questa era una cosa che non si vedeva da un po'. Possiamo migliorare, dobbiamo migliorare e per questo dobbiamo chiedere aiuto sia ad attività commerciali, nel rispettare le regole, soprattutto nella somministrazione di alcolici e soprattutto alla cittadinanza e all'utenza, insomma, di adottare sempre dei comportamenti corretti. Non ci fermiamo qui perché da qui a brevissimo uscirà una manifestazione di interesse per gli eventi del Natale, dove l'amministrazione proverà con tutti i suoi mezzi a stare al fianco dei progetti che verranno messi in campo da associazioni e da privati, quindi occhio alla pubblicazione sul sito del comune e sui social, perché a breve uscirà questa manifestazione di interesse. L'idea di realizzare una notte bianca, una 3 giorni in cui ci sarà presente una notte bianca, in cui vorremmo ripetere quello che è accaduto nella Notte Rosa in maniera ancora più grande, coinvolgendo ancora più parti della città, del centro, e poi tutti gli eventi che faremo per il Natale. Siamo in diretto contatto con la Camera di Commercio e il presidente Tommaso De Simone, che ringrazio come amministrazione perché è sempre vicino in ogni Natale alla città di Caserta e continua in queste ore un'interlocuzione con loro per organizzare un bel Natale, ovviamente sapendo anche tutte le difficoltà, insomma, che ci sono, tra cui anche la crisi energetica, però noi dobbiamo dare un segnale per le attività commerciali, per la cittadinanza, la gente vuole anche, ha bisogno di vivere la città e noi dobbiamo creare queste condizioni. Il nostro compito delle istituzioni è questo. E quindi andiamo avanti in questa direzione. Stiamo predisponendo anche un progetto importante per il Natale alla Regione Campania, vediamo se ci riusciamo.
È un progetto interessante, però, che voglio tenere ancora per me, perché è giusto dire le cose che poi realmente si fanno, insomma. Per cui, altra cosa importante, con il finanziamento di Comunalia, i famosi 250.000 euro per il teatro, da qui a breve realizzeremo una stagione teatrale con un prezzo super calmierato, simbolico, biglietto simbolico, per tutta la stagione, quindi affiancherà la stagione teatrale esistente, un'altra stagione teatrale, soprattutto che vedrà coinvolta anche spettacoli per i bambini e soprattutto con un prezzo simbolico, giusto per dare un significato al biglietto, per dare un servizio in più alla città e far vivere il teatro, tutti i weekend e perché no anche durante la settimana coinvolgendo le scuole. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi.